Ciao ragazzi, allora eccomi qua di nuovo sulle piste da sci. Oggi volevo un attimino provare l'Osmo Pocket della DJI qui sulle piste da sci. Ho un supporto che ho comprato su Amazon che si attacca allo spallaccio dello zaino, ma per queste riprese non va bene. Va benissimo in una camminata in piano, ma per queste riprese no. Quindi ho trovato questo escamotage che vi faccio vedere. Eccolo qua. Sono su a quota 2100, adesso farò una pista rossa e andrò piano per due motivi. Primo perché c'è Alessio con me, secondo perché se volo, ragazzi, addio Osmo Pocket, vai in mille pezzi, ok? Vado, ciao ragazzi, ciao. Andiamo! Allora, qui è abbastanza, non ha molta pendenza ancora. La pendenza, bellissima neve, eh? Non c'è il sole di ieri e qua inizia la pendenza. Speriamo che Alessio mi segua. Continuiamo, adesso qui è piano, abbastanza piano, poi ricomincia un'altra pendenza. Peccato che non ci sia sole pieno, però la neve è bella. Ecco, qua ricomincia l'altra piccola pendenza, non c'è neanche ghiaccio, appena appena lo sentite. Vediamo Alessio dov'è. Alessio sta arrivando. Ok, questo è l'ultimo pezzo, il canalone. Anche qui pianino, perché è sempre all'ombra questo pezzo qua, eh. Sta tanto tempo all'ombra, quindi c'è il rischio che ci sia dei lastroni di ghiaccio. Alessio sta arrivando. Sì, bravissimo Ale. Bellissima discesa anche questa, la neve stupenda. Ale sta arrivando. Questo è l'ultimo pezzo che si fa senza fare curve. E si arriva all'inizio della seconda seggiovia. Ora mi fermo. Eccomi qua. Tac. Ok ragazzi, allora ho terminato la rossa, adesso c'è un'altra discesa da fare, però non voglio esagerare con l'Osmo, perché alla fine che se esagero veramente volo e mi va in mille pezzi, quindi è meglio non esagerare. Ok? Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, mettete il like e attivate la campanella. Ora vi saluto dalle piste da sci, ciao ciao da Arena Taus, ciao ciao!